Siamo alla presentazione del Napoli Basket con Paolo Amalfi. Sbaglio quando dico che sei forse tra i giornalisti napoletani quello che segue con più attenzione il basket? Ma sono ormai 35 anni che mi occupo di questo sport, ho giocato per 18 anni, poi me ne sono occupato giornalisticamente, quindi diciamo che sono forse tra i più vecchi, tra virgolette, che segue l'evoluzione del basket napoletano e non, diciamo, tutto quello regionale. Questo progetto come lo vedi? Il progetto è iniziato l'anno scorso in sordina perché era praticamente l'acquisizione di un titolo da altra persona. Hanno giocato a Casalnuovo l'anno scorso in provincia, perché saprete benissimo dei fattacci delle universiadi, praticamente nell'ultimo anno si è deciso di fare l'impiantistica quando si aveva avuto i 6 anni per programmare, quindi hanno vissuto un anno in grandissime ambasce, perché vivere un anno fuori da Napoli città non è facile. Casalnuovo li ha accolti a braccia aperte, hanno fatto un buon campionato, hanno iniziato a capire anche che cos'è la pallacanestro al di fuori del... E adesso quest'anno? Adesso quest'anno partono bene, hanno una buona squadra, una squadra credo tra i primi 6-7 posti, hanno due americani che hanno grandissima esperienza, Roderick e Sherrod, hanno un'intellaiatura tecnica di buon livello. Certo, il campionato di A2 nasconde sempre delle insidie, perché oltre a quelle 3-4 squadre fortissime c'è sempre la sorpresa, c'è sempre la squadra che imbrocca magari il giocatore statunitense e ti fa la sorpresa, però direi che ci sono i presupposti per far bene e forse se funziona qualcosa benissimo, dai. Ok, bocca al lupo.